Innanzitutto buonasera a tutti, un ringraziamento agli organizzatori del convegno per aver accolto la nostra proposta. Affronteremo il tema dell'acqua, già toccato in alcuni degli interventi che ci hanno preceduto. In particolar modo volevamo affrontare il tema dell'acqua nella Domus Aurea Villa Adriana guardandolo dal punto di vista dell'Oriente. Infatti diversi studi hanno sottolineato l'importanza dell'acqua nelle sue varie declinazioni all'interno del complesso realizzato da Nerone tra Palatino, Celio ed Oppio, così come vari autori si sono cimentati nell'analisi delle molteplici strutture idriche presenti nella villa di Adriana a Tivoli. Nel caso del progetto neroniano, il linfeo della Domus transitoria, lo Stanium e il linfeo costruito lungo il fronte nord-orientale della terrazza del Tempio per il Divo Claudio testimoniano il ruolo dell'elemento liquido nel contribuire all'amenità dei luoghi e nel sottolineare il potere del committente. L'imperatore, già nella sua villa dei Simbruina Stagna, di poco più antica o contemporanea alla Domus transitoria, aveva adottato la soluzione di porre in relazione almeno 5 nuclei residenziali con 3 laghi artificiali. Nella Domus Aurea, secondo alcuni autori, lo Stanium avrebbe addirittura costituito il centro ordinatore dell'intera reggia. E a proposito dell'architettura della Domus transitoria e dell'Aurea, si è parlato anche di strumenti progettuali fluidi e complessi come l'acqua e la luce solare, di cui si è già parlato. Mentre in merito all'infeo del Celio non si è mancato di evidenziare come possa essere considerato il prototipo di una formula che dalla metà del secolo successivo costituirà una componente significativa nel paesaggio delle più rilevanti città dell'impero e come le sue dimensioni imponenti, avvicinabili a quelle del più tardo Septizodium, invitano a riconoscergli una possibile funzione pubblica. Anche per Villa Adriana a Tivoli la critica ha indagato la presenza dell'acqua e del verde all'interno dei vari settori che costituivano il complesso. La casistica dei bacini d'acqua in questo caso più articolata rispetto a quanto noto per ora per la reggia neroniana. Si passa infatti dalle grandi vasche del Pecile e della Peschiera ai canali del Canopo e del Teatro Marittimo per poi passare infine ai ninfei a Cascatella nelle varie Cenaziones e alle diverse fontane sparse negli spazi verdi. Si potrebbe dire che gli specchi d'acqua costituissero una sorta di fil bleu tra i vari padiglioni e i numerosi giardini, un mondo liquido che in alcuni casi si rifletteva nell'architettura vera e propria. I fregi contieso ai marini nel portico del Teatro Marittimo o nelle absidi delle fontane e del ninfeo nel corpo meridionale della Piazza d'Oro, così come i capitelli con delfini riferibili all'ambiente centrale alla corte della fontana nell'edificio a Tresedre, proiettavano su monumenti reali un mondo acquatico immaginato. L'acqua era dunque un elemento caratteristico nelle due residenze imperiali, inserendosi nel solco di una tradizione che trovava nel mondo ellenistico echi significativi. I diversi regni nati dalla disgregazione dell'impero di Alessandro necessitarono di altrettante capitali dotate di propri basileia. La natura dei luoghi in cui si decise di costruire i palazzi ne condizionò non poco l'articolazione. A nuclei più o meno compatti, come si osserva a Pergamo, potevano essere preferiti edifici e padiglioni distribuiti su areali più o meno vasti, come sembra essere stato il caso di Alessandria e di Antiochia sull'Oronte. In queste, i diversi corpi di fabbrica erano collegati da aree aperte, arricchite da giardini, in cui l'acqua serviva sia per il mantenimento del verde sia per alimentare bacini e grandi invasi. Scarse informazioni si hanno sulle residenze ellenistiche che si potrebbero definire di ozium o di rappresentanza e che avrebbero potuto costituire un modello alternativo ai basilea urbani o una loro applicazione più semplificata. La grande piscina nel palazzo di Tolemaide, edificio dalla cronologia dibattuta ma ricondotta al rappresentante locale del monarca di Egitto,
incapsulata all'interno di due ali a peristiglio, sembra in qualche modo ispirata a scelte architettoniche che denotano una vasta applicazione su un lungo arco cronologico, come nel grande invaso dell'Herodium, su cui si tornerà a breve, o nel complesso parzialmente intercettato a Roma presso Piazza Sant'Andrea della Valle, costituito da un quadriportico al cui centro era una grande piscina, o forse più vasche, attorniata da aiuole e da giardini, nel quale è stato riconosciuto il ginnasio greco eretto nel 60 d.C. e dedicato due anni dopo a Nerone. Da tempo la critica si interroga sull'origine di questi grandi spazi adibiti a giardini e dotati di vasche, se si tratti di una derivazione persiana acquisita dal mondo greco-ellenistico con le campagne di Alessandro o di una tradizione propria dell'Egitto faraonico. Dal mondo persiano deriverebbe l'articolazione del palazzo con aree verdi divise in settori quadrangolari al cui interno erano padiglioni. Questi, a Pasargade, erano circondati da un giardino con forme regolari, ottenute grazie ai canali di irrigazione che costituivano un importante elemento progettuale. A intervalli regolari si ampliavano in vasche quadrangolari utilizzate sia per irrigare che per creare un effetto decorativo. Non sembra attestata la presenza di grandi invasi, benché un'eccezione sia rappresentata dal palazzo di Artaserse II a Susa, che presentava un ampio bacino all'interno di un'area verde variamente ricostruita. Più costante sembra essere la presenza di uno o più specchi d'acqua nei giardini dell'Egitto faraonico, che verosimilmente non subirono grandi modifiche nel corso del tempo ed erano ancora visibili in età ellenistica. Queste vasche, utilizzate come riserva per l'irrigazione, erano spesso poste sull'asse del giardino e circondate da padiglioni, i quali, nel caso di complessi sacri o funerari, erano collocati su isole al centro di mostre d'acqua. Una singolare situazione si ha nel santuario fenicio di Amrit in Siria, la cui fase monumentale di età persiana prevedeva una grande piscina entro portico a U, al centro del quale si trovava il Naos. I grandi bacini d'acqua avevano un ruolo centrale nella scenografia del potere e anche in altri complessi, come il già citato palazzo di Tolemaide e in quello di Aicanum, dotato poco prima della distruzione della città intorno al 145 a.C. di una vasca. Essa si trovava tra il palazzo e il ginnasio, all'interno di un ampio cortile verosimilmente piantumato e delimitato da un muro di recinzione, anche se l'identificazione come piscina non è da tutti accettata. Tuttavia è in Giudea e Arabia che tra II e I secolo a.C. sono realizzati grandi complessi in cui l'acqua svolgeva una funzione preminente. Il primo, l'abbiamo visto da poco, è il palazzo di Iraq al-Amir, costruito agli inizi del II secolo a.C. da Ircano, della famiglia dei Tobiadi, incaricato della riscossione delle tasse da parte dei Tolomei. All'interno di un complesso molto vasto si distingue un lago artificiale di 6 ettari, al cui centro su una piattaforma è il grande edificio a due piani dalla funzione incerta, ma che senza dubbio era il simbolo del potere, come indica anche la decorazione figurata, aquile e leoni al primo livello e al piano inferiore pantere che fungevano anche da bocche per fontane. La decorazione architettonica mostra caratteri stilistici che rimandano modelli alessandrini, come è probabile avvenga anche per la tipologia. Alla fine del II secolo a.C. a Gerico gli Asmonei erigono vasti palazzi. Le piscine costituiscono un elemento distintivo delle residenze invernali, non tanto per dimensioni quanto per numero. 8, infatti, erano utilizzate contemporaneamente nelle ultime fasi di vita delle strutture. Il simbolismo dell'acqua potrebbe alludere anche alla rete di acquedotti che collegava il palazzo alle aree coltivate, simili a grandi oasi.
Un utilizzo dell'acqua più complesso si avrà con le realizzazioni arodiane, le quali recepiscono molteplici stimoli e rielaborano suggestioni anche dalla penisola italica. Riguardo al terzo palazzo di Gerico, sono già stati messi in evidenza dalla critica elementi comuni ad alcune ville romane. In particolare, il cosiddetto Sunken Garden era costituito da una terrazza il cui muro meridionale era articolato a guisa di ninfeo, interrotto al centro da un'esedra conformata a cavea. Si tratta di elementi che si ritrovano anche, ad esempio, nella Augustea Villa Claudia d'Anguillara Sabazia, dove una facciata semicircolare con nicchie e bocche per fontane terminava, almeno su un lato, in un ambiente pergolato con mostra d'acqua. Le nicchie curviline del Palazzo di Gerico dovevano ospitare anch'esse bocche per fontana, da cui l'acqua si riversava nella lunga vasca che seguiva il profilo dell'esedra, a costituire un vero e proprio ninfeo. Diversa ispirazione mostra l'Erodion situato in un'area verde irrigata da una branca dell'acquedotto che proveniva da nord-ovest. Nel palazzo si trovava il celebre pool complex, un peristilio giardino al cui centro era una grande vasca della capacità di 9 milioni di litri d'acqua. Qui si ha la prima documentazione materiale di un'isola circolare al centro della piscina. È quasi certo che il re si sia ispirato anche alla soluzione di Rakalamir, distante sole 35 miglia da Erodion. Elementi analoghi si hanno anche nella grande naumachia, completata da Augusto 2 anni dopo la morte di Erode. La vasca era posta in un bosco, il Nemus Caesarum, e dotata di un isolotto, questa volta decentrato, sul quale in un secondo momento verrà costruito un omnema in memoria di Gaio e Lucio Cesare. È stato evidenziato come alcune componenti dell'Erodium possano aver influenzato il cosiddetto Garden Pool di Petra, un invaso più piccolo ma sempre imponente, realizzato durante il regno di Aretas IV, imparentato con Erode. La trasmissione sarebbe stata favorita dalla lunga storia di relazioni non sempre amichevoli tra il regno dei Nabatei e quello di Giudea. Il bacino di Petra, che presentava dimensioni significative e una capacità stimata in 2056 metri cubi, era servito da un acquedotto, la cui funzione era anche quella di rifornire l'area a giardino posta in una terrazza sottostante. Come nell'Erodion, l'isolotto centrale ospitava un padiglione, in questo caso a pianta quadrangolare, con colonne interne concluse da capitelli corinzi in marmo di importazione. Secondo le più recenti indagini, il Garden Pool doveva far parte di uno dei palazzi reali nabatei, di cui il vicino cosiddetto Grande Tempio avrebbe costituito il settore destinato al ricevimento e ai banchetti. Altri due complessi di Petra sono stati interpretati come residenze reali e anche in questo caso la presenza di giardini e di bacini collegati a infrastrutture idriche come acquedotti e cisterne risulta ampiamente attestata. Ci si riferisce all'insieme di ambienti databili nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo, parzialmente scavati sulla cima del monte al-Biara, in una posizione dominante rispetto alla sottostante conca, tra i quali è stato riconosciuto un impianto termale con grande piscina alimentata da statue e fontana, tra cui un putto nell'atto di reggere un otre che trova un più tardo omologo a Villa Adriana. Il secondo basileon, maggiormente esteso, si disponeva alle pendici nord del monte al-Qubtah, e doveva comporsi di almeno tre distinti padiglioni intervallati da giardini. Gli edifici si disponevano su terrazze, poste a quote differenti e rifornite da uno dei principali acquedotti di Petra. La loro posizione era preminente, ma isolata rispetto alle restanti costruzioni nella conca, in quanto a nord lo Wadi Mata'a e a ovest lo Wadi Musa isolavano questo settore, connotandolo come una sorta di penisola secondo soluzioni scenografiche ambientali che si trovano in diverse ville di epoca tardo-repubblicana. Tornando al cosiddetto Garden Pool, l'abbinamento tra bacino e isola, oltre a trovare echi nella pittura parietale tardo-repubblicana e in fonti antiche, come nella descrizione della villa di Varrone a Casinum,
ha una ripresa, per così dire, in miniatura nella villa di Agrippa Postumo sull'isola di Pianosa. Qui il peristiglio poteva richiamare in modo suggestivo un mare in miniatura, poiché era dotato di un bacino quadrangolare con isola centrale, con isola circolare al centro. In conclusione, per quanto concerne la scelta dell'acqua come uno degli elementi connotanti del linguaggio architettonico nei complessi di Nerone e di Adriano, non si può escludere che abbiano influito diversi fattori. La conoscenza di alcune soluzioni applicate in contesti palazziali dell'ellenismo da un lato e dall'altro la ricezione e rielaborazione di esperienze orientali nell'ambito dell'architettura tardo-repubblicana, come si nota in alcune delle ville prima ricordate. Per quanto riguarda Adriano, è possibile che lo stesso imperatore abbia potuto vedere di persona almeno il cosiddetto Garden Pool di Petra durante il suo governatorato in Arabia nel 114 d.C. Questo edificio, questo complesso, il Garden Pool, di certo risulta ancora in uso nel secondo secolo d.C. quando si datano alcuni interventi edilizi. Grazie. Bene, anche questa volta siamo colpiti dalla ricchezza delle suggestioni, senza dubbio tutto ciò che era stato nel mondo ellenistico e quindi era confluito grazie alla esperienza post Alessandro Magno passerà direttamente nel mondo romano e forse però nel mondo romano si arricchirà di significati estetici ripetibili, mentre questo fa parte, tutto ciò che abbiamo visto fa parte di un mondo irripetibile come la vita che dovevano portare avanti Marcantonio e Cleopatra. Quindi dobbiamo riflettere su come ciò che è un prototipo estremamente prelibato in un'epoca possa diventare un linguaggio più tardi. Concludiamo questa lunga sessione con l'intervento di Stefano Borghini, che credo parli anche a nome di Alessandro D'Alessio. Si connette Alessandro? Alessandro D'Alessio. Alessandro? Sento un po' televisivo a fare abbiamo questa connessione. Stefano, tu hai tutto eventualmente? Io ho tutto, eventualmente sì, diciamo che ho la sua parte, però insomma preferirei che... Chiami, che succede? Comunque, l'argomento interessantissimo sarà l'Egitto di Nerone e Adriano, l'arte dell'allusione e della memoria, che mi sembra una degnissima conclusione di questi interventi così interessanti. Dopodiché, se avrete ancora resistenza, chi vorrà potrà porre le domande che ritiene ai vari relatori. Allora, mi scrive che lui c'è, non so se c'è un problema di... Non compare sulla lista. Mi scrive, mi dicono autorizzato, non so che significa. Forse solo Alessandro può essere? Diciamo che la presentazione comunque la manovro io da qui, quindi se bisognerebbe soltanto connettere la parte audio, se riusciamo. Mi sentite? Forte e chiaro. Eccoci. Sei intervenuto a gamba tesa. Ok, mi sentite allora? Ti sentiamo bene.
Allora, perdonatemi, sì, c'è stato un piccolo problema. Ringrazio intanto Lucilla e Alessandro che mi ha abilitato l'audio, non la videocamera, ma credo che poco importi. Io pure mi scuso per l'assenza in presenza, per usare uno simbolo, perché sono a Lutezia per un altro convegno che era stato da tempo programmato. E quindi vi mando un saluto da una Parigi calda e assolata. Mi sentite sempre? Sì, sì. Allora, noi iniziamo l'intervento, diciamo, da una ipotesi, idea piuttosto diversa rispetto alla struttura della vigna Barberini, la cosiddetta Cenazio Rotunda, cui faceva riferimento Alessandro Viscogliosi prima. Perché? Perché, diciamo, preceduto da una lunga e nutrita serie di articoli e comunicazioni preliminari, recentissimamente preso la forma di un lavoro monografico definitivo dell'Editio Princeps, in altre parole, quello che, almeno personalmente, ritengo uno dei maggiori abbagli presi dall'archeologia romana negli ultimi anni, sul piano del metodo ancor prima che del merito. Ben inteso, non perché l'interpretazione e ricostruzione del dato archeologico che ci apprestiamo a commentare siano necessariamente o virtualmente errate, ma poiché veicolano una tale palese forzatura del dato stesso da lasciare molti dubbi sulla correttezza di quell'interpretazione e del procedimento euristico che ha condotto ad assumerla. Si tratta del resto di una modalità di approccio da un certo tempo invalsa nella disciplina, che pretende di riconoscere sistematicamente nelle fonti storico-letterarie o comunque indirette, epigrafiche e numismatiche in primis, quel che la ricerca applicata rinviene invece sulle nel terreno, la fonte archeologica, diretta, vera e propria. Parliamo appunto del ritrovamento da parte dei colleghi francesi nell'angolo nord-orientale della vigna Barberini sul Palatino nel corso dello scavo del 2009 di una monumentale e a dir poco impressionante costruzione che la scopritrice Françoise Bildier ha subito identificato con la precipua Cenazio Rotunda menzionata da Svetonio nella sua breve descrizione della Domus Aurea Neroniana. Prima in una miriade di articoli, come detto, e ora appunto nella pubblicazione monografica dal titolo Vigna Barberini 3, la Cenazio Rotunda, un libro tanto corposo e denso nella messe di dati presentati quanto spericolato nel loro utilizzo. Accolto subito con un discreto consenso, questa attribuzione ha poi sedimentato, in molti la danno oggi per acquisita, prestando a mio avviso poca e per lo più scarsa o nessuna attenzione alla costruzione stessa per come si presenta e a quanto se ne può ulteriormente evincere. Ora, per la descrizione dettagliata della struttura di cui mostriamo queste immagini, stante il limitato spazio a disposizione, rimandiamo chiaramente a quanto edito, rammentando solo che trattasi di un cilindro C, vedete, una sorta di torre del diametro di quasi 4 metri, collegato a una seconda struttura circolare più ampia e concentrica, B, del diametro di 16 metri e dello spessore di circa 2, tramite due ordini di 8 archi a tutto sesto, disposti a raggiera, rispettivamente a metà e a metri 6 circa più in basso. Una terza, ancora più grande struttura circolare, A, del diametro interno di circa 22 metri e spessa oltre 2, è stata messa in luce solo per limitati ma articolati tratti fra le diverse murature di epoca successiva. All'interno, a partire dalla serie inferiore di archi accessibile tramite una porta, il cilindro centrale è percorso da una splendida scala a chiocciola in perfetto stato di conservazione, che scende per oltre 14 metri di altezza fino a raggiungere una seconda apertura, evidentemente situata alla base della struttura, ma ostruita dalla terra in cui fosse sepolta l'intera costruzione, che in origine si stagliava libera per oltre 20 metri di altezza. Sulle murature delle strutture A e B si riconoscono inoltre alcuni particolari apprestamenti costruttivi e gli scarsissimi resti di possibili dispositivi metallici. Se la presenza della scala, la slide successiva, di tre bolli di Titus Tettius Barbarus offre solo un terminus postquem all'età di Caligola, la tecnica edilizia complessiva, opera cementizia con belle cortine in laterizio e inserzione di elementi in travertino, unitamente alla sequenza stratigrafica e cronologica relativa del più generale contesto in cui è inserita, consentono di attribuire la costruzione a età neroniana, verosimilmente proprio alla Domus Aurea, e dunque ai mesi, anni immediatamente successivi all'incendio del 64 d.C. Forse mai terminata e comunque messa fuori uso e sepolta in età Flavia, nel repentino e radicale annullamento dell'ipertrofica Reggia di Nerone, quanto ne resta, e non è poco in effetti, si presenta in ottimo stato di conservazione, a riprova che essa non fosse mai utilizzata che per un brevissimo lasso di tempo.
Ma perché questa imponente costruzione debba essere attribuita alla celebre Cenazio Rotunda, al di là della sua forma e dimensione, che ne fanno per così dire un unicum, non solo a Roma, francamente non è dato capire. Né da eventuali connessioni probanti con la fonte scritta, che di fatto non sussistono, né dalle caratteristiche intrinseche, strutturali e funzionali superstiti della costruzione medesima. Nessun elemento indizio, per quanto ne dicano gli scopritori, consente di avvicinarla alla sontuosa Cenazio Neroniana, né ad altra e più generica sala da pranzo, che questo esclusivamente significa in latino. La fonte dunque, o meglio le fonti, in primis Svetoni ovviamente, il cui impiego dell'aggettivo rotunda, come noto, è stato da più parti riferito non tanto alla circolarità o pianta circolare della sala, quanto alla sua copertura a cupola, che contribuiva ad aumentarne sensibilmente il volume del sottostante spazio, sia fisico che percepito, con l'ulteriore, ancorché indimostrabile, allusione qui alla presenza di un controsoffitto girevole. Il che sarebbe però confermato da due pure noti passi, in questo caso delle epistole di Seneca, su cui Svetoni avrebbe peraltro calcato il suo Cenationes, Laquete, Tabulis, Burnes, Versatilibus, Ut Flores, Fistulatis, Ut Unguenta, De Super, Spargerentur. E in seguito da uno altrettanto conosciuto del Satyricon di Petronio, che pure ribadisce come a muoversi e possibilmente a ruotare fosse il soffitto, una controvolta appunto della o delle sale. Ora, stante che dell'ulteriore elevato della costruzione del Palatino, seppure sia mai esistito, nulla si conserva, nemmeno in frammenti, per giustificarne l'identificazione con la Cenazio Rotunda svetoniana, gli scopritori hanno anche legittimamente adottato l'ipotesi che a ruotare fosse non la volta o il controsoffitto dell'immaginaria sala, ma il suo pavimento o tavolato ligneo. Cosicché la pur plausibile relazione con la fonte, anzi con le fonti letterarie citate, verrebbe in tal modo del tutto a cadere. Ma non è tanto questo il punto, che le fonti scritte, come quelle numismatiche del resto, vanno non di rado interpretate, come sappiamo, o necessariamente lette in filigrana. Il punto è dato piuttosto dall'entità e qualità delle testimonianze archeologiche impiegate per l'attribuzione della grande struttura alla Cenazio e la ricostruzione, a dir poco fantasiosa per quanto concerne la sala vera e propria, che ne viene proposta. E l'esegesi di queste testimonianze si riduce sostanzialmente a due ambiti strutturali funzionali: i dispositivi che avrebbero consentito la rotazione del supposto pavimento e la forza motrice, ovvero il meccanismo, che avrebbe azionato tale rotazione. Ma andiamo con ordine pur rapidamente. Come è stato messo già in evidenza, ad esempio, da Vincent Jolivet in un articolo di prossima pubblicazione, ringraziamo Vincent per avercene messo a parte, o più generalmente da Cairoli Giuliani in due recenti contributi, e devo dire come personalmente verificato nel corso della mia attività di scavo e sistemazione dell'area qui condotta negli ultimi anni, la presenza alla sommità della costruzione, e cioè sull'estradosso piano degli otto archi superiori che collegano il cilindro centrale alla struttura B, di cavità di piccole dimensioni, mediamente di una ventina di centimetri di diametro, atte a ospitare calotte metalliche in cui avrebbero alloggiato sfere di bronzo, dei veri e propri cuscinetti a sfera, insomma, sulle quali doveva appoggiare a sua volta e dunque ruotare il piano, anzi un doppio piano ligneo alto circa un metro. Ecco, bene, a mio avviso questo, tutto ciò non è affatto interpretabile in tal senso. E quindi tantomeno, sebbene sia stato citato, se ne può proporre il confronto con il dispositivo rinvenuto nel 1928 fra i resti delle navi di Nemi, questo sì costituito da sfere attraversate da cilindretti in bronzo. Ora, in primo luogo, la forma di tali cavità non è costantemente circolare ed emisferica, e soprattutto la loro disposizione a reciproca distanza non è né regolare né simmetrica in rapporto al centro del cilindro, come invece viene affermato dagli scavatori, pur a fronte della perspicua documentazione grafica che essi pubblicano. D'altro canto, anche la buca posta alla sommità del cilindro stesso, del diametro di appena 16 cm e profonda 26, ma a loro detta la principale ed exactement au centre du pilier, tale cioè da poter ospitare il perno centrale di rotazione del doppio tavolato sovrapposto, risulta invece decentrato. Si tratta insomma più verosimilmente di buche del tutto casuali, non necessariamente contemporanee, prodotte con ogni probabilità dalle attività di coltivazione dell'area in epoca antica, Flavia forse, oppure medievale,
oppure al tempo dei barberini, o ancora degli orti di guerra del secondo conflitto mondiale. Se passiamo poi alla ricostruzione del meccanismo idraulico che avrebbe azionato e garantito la rotazione della piattaforma lignea, su cui non possiamo soffermarci qui a lungo, basterà segnalare come dai miseri resti metallici superstiti venga immaginato e disegnato un sistema di ingranaggi atti a trasmettere questo movimento tanto complesso quanto francamente improbabile. Ne è prova, d'altro canto, la contraddizione stessa che viene a determinarsi nella recentissima pubblicazione del monumento tra questa ipotesi avanzata da Mathieu e Daniel Gabé e quella di Edoardo Gautier, il quale ultimo ne propone, al dire il vero con un certo imbarazzo, un'altra radicalmente diversa, smentendo sia quella dei colleghi francesi che l'interpretazione delle citate cavità come destinate ad alloggiare cuscinetti a sfera. Cosa resta dunque della cenazio rotonda della Vigna Barberini? Nulla o quasi, a mio avviso, almeno per ora, tantomeno della ricostruzione della sala vera e propria, una sorta di doppio monoptero sul genere dell'aviarium della villa di Varrone a Cassino, ma qui del tutto indimostrabile. Ben inteso, se la struttura in questione fu davvero la celebre cenazio, che potrebbe comunque pure essere, non le si può certo inferire in base a quanto proposto dai suoi scavatori. Due domande ci poniamo allora. La prima, dove dobbiamo continuare a cercare la precipua cenazio rotonda di Svetonio? Ora, fermo restando, forse la slide successiva, sì. Fermo restando che della Domus Aurea, lo ha detto anche il professor Viscogliosi prima, noi conosciamo al più, diciamo, un 20-30% dell'originaria estensione, il che ne darebbe per ampiamente persa l'eventualità di individuarla altrove. La maggior parte degli studiosi è ormai concorde nel respingere l'identificazione con la sala ottagona del grande padiglione del Colle Oppio, su cui pure però si potrebbe continuare in parte a ragionare. Come anche l'idea di Alessandro Cassatella di riconoscerla nell'imponente struttura circolare sopra e a ridosso della quale verrà edificata la Cenazio Iovis della Domus Flavia, una struttura che Claudio Cecamore assegna peraltro ai Tab Vespasianei. Sebbene la recente pubblicazione di Valentina Santoro degli scavi qui condotti nel 2012-2013 potrebbe invece rimettere in gioco tale attribuzione, se non altro per la reciproca continuità topografica e funzionale concettuale, diciamo da Cenazio a Cenazio, in altre parole. La seconda e più impellente domanda. Se non della Cenazio si tratta, cosa fu davvero la superba costruzione scoperta a Vigna Barberini? Questa è una domanda alla quale ci vorrà del tempo per rispondere, però il citato imminente articolo di Vincenzo Olive apre a una nuova e molto affascinante proposta di identificazione. Che sia questa la riproposizione a Roma nell'ambito della Domus Aurea e un diffuso immaginario filoellenico di forte impronta orientalista del faro di Alessandria? Ora, non so quanto tempo ho già preso e se posso ancora andare avanti un paio di minuti, altrimenti lascio la parola a Stefano. Posso proseguire? Sì, sì, però vai, prosegui. Allora, una brevissima premessa a quanto dirà Stefano. Ecco, in un recente contributo del catalogo della mostra Pompei 79 d.C., sapientemente incentrata da Mario Torelli sui secolari rapporti tra Roma e la città campana, abbiamo forse troppo arditamente inteso sostenere, a proposito dell'insorgere del classicismo austeo, cosiddetto tale, che l'ellenismo fu fenomeno storico-culturale idealmente prolungatosi ben oltre i limiti temporali ed elementiali convenzionalmente assunti a sua conclusione, quelli cioè della battaglia di Azio del 31 a.C. E su questo forse di nuovo Alessandro Viscogliosi ha detto qualcosa in questa direzione. Venendo invece a investire la storia dell'arte e dell'architettura romana, certo non quella politico, istituzionale e sociale, fino almeno a tutto il primo, se non il secondo secolo dopo Cristo. La suggestione, o iperbole se preferite, scaturisce dalla constatazione del perpetuarsi, fino alla loro effettiva disgregazione nel terzo e quarto secolo, di quelle componenti sincretistiche che avevano caratterizzato la produzione artistica e architettonica del mondo mediterraneo nei secoli precedenti, e di fatto ancora in età augustea, laddove da una parte un'attitudine opzione classicista era già presente tanto in Grecia, ad Atene in primo luogo, in risposta alla crisi politica, culturale e identitaria in cui era precipitata la Grecia dopo la conquista romana, quanto a Roma stessa. E d'altro canto, se è vero che nell'impalcatura o struttura di base classicista, o meglio classica, del programma repertorio figurativo augusteo, decantato in una maglia prevalentemente atticista, pur si osserva una forte compresenza di schemi e di tipologie, veri e propri archetipi, direttamente mutuati dalla migliore produzione artistica tanto del primo che del più tardo ellenismo.
cogliendo così anche gli stentori echi delle componenti drammatiche e barocche di derivazione microasiatica e alessandrina. Perché è dalla voluta selezione, vivisezione e capacissima ricomposizione di tutte le esperienze desunte dall'universo figurativo greco, siano esse classiche, arcaiche o appunto ellenistiche, che prende vita la classicità augustea. E su questo Eugenio Rocca ha scritto pagine illuminanti. Ad Azio si sarebbe compiuta del resto, altro noto assunto, la definitiva e trionfale affermazione della scelta occidentalista, cosiddetta atticista e apollinea, di Ottaviano, su quella orientalista, cosiddetta asiatica o asiana, dionisiaca di Marco Antonio. Due diverse visioni del mondo che avevano pure imperniato, la seconda in special modo, i lunghi e concitati anni delle guerre civili e delle quali i due triumviri si trovarono a essere allora gli ultimi e più insigni rappresentanti. Un antagonismo questo che proprio nell'opposizione atticismo-asianesimo, e quindi tra mores maiorum e luxuria, ebbe un significativo background culturale. Fu e sarà veramente così? Ora, senza dubbio, la svolta autoritaria augustea raggelò tendenze, inclinazioni o allusioni culturalmente e politicamente filo-orientaliste, quelle tentazioni suadenti e oniriche di ispirazione autocratica che tanto spesso avevano ammaliato parte della nobilitas repubblicana. Ma nel lungo periodo, anche qui non diciamo nulla di nuovo, esse verranno a riemergere costantemente nella storia dell'impero e dei suoi sovrani, accompagnandosi di continuo a un'autopercezione di alcuni di loro come domini et dei, propensi alla tirannia e alla teocrazia, rivolgendosi sovente nel fare ciò al fascino e richiamo di un Oriente in grado di fornire ogni sorta di panoplia, di giustificazione ideologica e semantica a tali derive dispotiche. Una sottile linea rossa, e concludo, al netto delle pur molto differenti condizioni storiche, lega così Caligola a Nerone, Domiziano a Commodo, ai Severi, con talune importanti eccezioni, naturalmente, quali ben riconosciamo nella nostalgica memoria che si fa al contempo prospettiva melanconica, per così dire, di un imperatore come Adriano, in netta contrapposizione proprio a Nerone, dei quali oggi qui discutiamo, tra mnemosine del primo e mimesis del secondo, come pure vedremo. Ed appunto a quest'ultimo, alla sua arte dell'allusione, alla semantica precipua e complessiva della sua residenza urbana, a Neropolis, come ci dice ancora Svetonio, preteso microcosmo orientale, specificamente alessandrino, che possiamo subito volgersi, e passo la parola a Stefano. In effetti, il ricorso all'ars topiaria, nel senso antico del termine, secondo l'interpretazione assai più ampia di quella trasmigrata nel mondo moderno che già Viscogliosi ne aveva dato nel 2000, è evidentemente un fenomeno molto più esteso e antico di quanto non sia percepito da noi moderni. E probabilmente anche più legato all'Egitto o a una certa idea di un certo specifico Egitto, principalmente quello alessandrino-tolemaico, di quanto effettivamente non si pensi. Se infatti accettiamo l'ipotesi che con l'espressione opera topiaria non si debba intendere solo il mero lavoro del giardiniere per costruire luoghi ameni, ma molto più estensivamente l'arte di veri e propri paesaggisti, attraverso la quale i luoghi possono essere rappresentazione di altri luoghi, dobbiamo intendere con essa una scienza vasta e quasi multidisciplinare nella quale convergono le competenze di architetti, giardinieri, scultori e perfino pittori. E nei risultati di questa arte la memoria di viaggio si mescola alla comunicazione estetica e letteraria, al rimando allusivo e ideologico, al punto che la citazione, quasi mai letterale e per lo più evocativa, sottende spesso una trasmissione di significati intrinseci ed estrinseci, anche di rilevanza demagogica, il cui reale valore è difficile da rilevare oggi, stante la frequente, sostanziale mancanza di conoscenza o difficoltà di lettura dei contesti più ampi all'interno dei quali collocare i lacerti delle architetture soprastite. Al di là infatti dell'identificazione o meno con il termine topiari, è evidente che il fenomeno evocativo di luoghi altri, sia che esso faccia riferimento all'architettura o alla pittura o alla scultura, è un fenomeno certo, molto esteso, molto antico, e che affonda le sue origini in Egitto. Se la pittura paesaggistica, che Plinio definisce minore, arriva a invadere le pareti della Domus a Roma con Studius solo in età augustea, continuando poi ad influenzare il gusto pittorico anche nei quadretti della Domus Aurea, opera di Fabullo e della sua scuola, è altrettanto vero che prima di lui Plinio cita soltanto nomi evidentemente greci. Evidentemente greci e molto probabilmente alessandrini, in un certo senso. Serapion, il cui nome stesso rimanda all'Egitto, Callicles, Calates, Antifilos, di quest'ultimo sappiamo che certamente era nato in Egitto, perché ce lo dice lo stesso Plinio.
Diodoro Siculo e Valerio Massimo citano un episodio risalente alla metà, nella media età repubblicana, nel 163-164, quando il fuggitivo Tolomeo IV Filometor si rifugiò a Roma dall'Alessandrino Demetrio, definito da Diodoro pittore di luoghi e quindi paesaggista. Un fenomeno che nell'architettura, così come probabilmente anche nella pittura, affonda radici ancora più lontane nel tempo. È stato evocato oggi già diverse volte, ma risalirebbe all'inizio del secondo secolo il noto episodio architettonico di presso Iraq al-Amir in Germania, vicino a Amman, le cui forme del tutto particolari possono essere ricostruite con un buon livello di attendibilità. E l'aspetto più interessante è quello che è già stato detto, che l'edificio si trovasse al centro di una lieve depressione e che, pur se forse mai portato a termine, fosse stato progettato per essere al centro di un invaso d'acqua artificiale. Un grande lago sulle acque del quale l'edificio si sarebbe andato a specchiare, andando probabilmente a rivelare il suo diretto riferimento architettonico, cioè proprio quella del Talamegos, voluto da Tolomeo IV Filopator, come propaggine della reggia sull'acqua, pensato come un bucintoro, come una nave da crociera sul Nilo, ma forse proprio come un palazzo galleggiante, come è stato detto, descritto da Calixeno di Rodi e recentemente ricostruito da Marco Bonino in queste forme. Il ricco mercante ebreo Ircano, della famiglia dei Tobiadi, potrebbe aver visto la nave, forse ormeggiata al porto di Alessandria, durante la visita che fece presso la città raccontata da presso la città di Alessandria, una storia raccontata da Flavio Giuseppe, e potrebbe aver voluto riprodurre l'emozione di questa meraviglia presso le sue proprietà all'epoca ai confini della Giudea. Così come, per citare un altro esempio famosissimo, la tomba cosiddetta del tesoro di Petra, dove al di là del possibile riferimento topiario all'elemento del tempio delle divinità volanti, secondo Plinio di Nocrate avrebbe realizzato questo tempio con una copertura in pietra di magnete affinché la statua in ferro rimanesse sospesa nel vuoto, i dettagli degli ordini architettonici, i quali cornici, capitelli corinzi floreali, sono, come analizzato brillantemente dalla McKenzie, tipicamente alessandrini. L'Egitto, dunque, e in particolare l'Egitto tolemaico, che si immedesima con Alessandria stessa, è evidentemente un modello da imitare e da trasferire, quasi in una sorta di transfer fisico, in un luogo altro, per l'intero mondo ellenistico. Nella Giudea, così come nel regno nabateo, i modelli alessandrini vengono imitati e replicati, e Alessandria è il punto di riferimento culturale e artistico tanto per le regioni periferiche, ma anche per la stessa Roma. La città repubblicana, uscita magis occupata quam divisa dall'incendio dei Galli del 387, ovvero sviluppatasi in modo disordinato, senza un disegno urbanistico prestabilito, ammirava evidentemente il disegno ippodameo che Dinocrate di Rodi aveva conferito alla città di Alessandria, e ancora più la ammirò la Roma imperiale, dove il modello della città ellenica, costruita al di fuori dei territori della Grecità, si ebbe soprattutto con quegli imperatori ovviamente maggiormente rivolti al lato orientale dell'impero. Nel confronto dunque tra i due imperatori filelleni come Nerone e Adriano non c'è tanto da analizzare, a nostro parere, la presenza del fenomeno dell'imitatio dei topi egizi, che è indubitabile, quasi indiscutibile e che è stato già ampiamente evidenziato, quanto le caratteristiche, l'intensità e le diverse connotazioni che il fenomeno andrà assumendo nei due principati, alla ricerca più delle diversità che degli innumerevoli punti di contatto. Nel caso di Nerone, il ricorso all'allusione e il rimando all'Oriente con finalità ideologiche appare parte di un programma politico di ampio respiro che esclude il ricorso alla memoria personale. Nerone non avrebbe mai direttamente visitato Alessandria né l'Egitto, da quanto ci dicono le fonti, ma affonda le sue radici nell'educazione ricevuta dai suoi precettori, tra cui quel Cheramon di Alessandria che è già stato ampiamente citato. La Domus Aurea, è stato più volte detto, è un microcosmo che vuole contemplare, contenere e riassumere idealmente l'intera rappresentazione omnicomprensiva del mondo ellenistico a cui si riferisce e rimanda. All'interno della villa, Svetonio e Marziale lo ricordano chiaramente, ha contemplato il mondo silvestre e ferino, popolato di animali selvatici e destinato alle battute di caccia, il mondo rurale fatto di campi coltivati, vigneti e pascoli, così come il mondo urbano delle città,
capace di affacciarsi addirittura su un mare simulato. Nella Domus, dunque, tutto il mondo è riassunto nei circa 80 ettari al centro della città e naturalmente ogni elemento è potenzialmente allusivo di un altro luogo, significativo per valori formali e simbolici. A partire dalla rappresentazione dell'imperatore sotto forma del dio sole raffigurato nel colosso di 120 piedi, fin troppo chiara ed evidente allusione al colosso di Rodi, annoverato in molti registri ellenistici fra le meraviglie del mondo, è possibile forse identificare altre parti e padiglioni della villa, come propone Jolivet, collegati a luoghi altri, appunto, e in particolar modo alle realtà monumentali di Alessandria. Così il mare dello stagno artificiale non sembra essere una generica riva di una città del Mediterraneo, ma proprio il fronte colonnato di sapore tolemaico di Alessandria, dove possiamo vagheggiare il leggendario Talamegos ormeggiato presso i suoi moli. In questo senso, immaginare una riproduzione allusiva ed evocativa del faro svettante sulle pendici del Palatino di fronte alle acque calme del mare di Alessandria parrebbe un vero e proprio colpo da maestro per un topiario esperto nell'arte dei luoghi. Come ha dimostrato Jolivet, al cui studio in via di pubblicazione si rimanda, se anche la forma tonda non è quanto di meglio attestato in antichità per un faro, si conoscono comunque esemplari di VI secolo di questa forma ed anche edifici rotondi, con un particolarismo processo di sineddo che è della parte per il tutto, ai fari vengono spesso associati e vengono rappresentati in questo modo, ad esempio sulle monete. Che sulla sommità esistesse o meno la presunta cenazio rotunda potrebbe a questo punto passare perfino in secondo piano. Il messaggio politico identificativo con la città di Alessandria, addirittura evocata nel faro dell'isola che fronteggia le sue rive, diventa di tale suggestione da incentrare su di esso l'intero significato architettonico, urbanistico, ma soprattutto ideologico del progetto. In modo simile, probabilmente, una delle grandi residenze di Nerone, la villa Padiglioni di Subiaco, voleva alludere alle piene nilotiche, portatrici di prosperità e abbondanza, come già suggerito da Di Matteo nel 2005. Il sistema di chiuse disposte lungo l'Aniene servono all'imperatore e ai suoi architetti a ricreare l'idea delle piene nilotiche e a riprodurre con l'architettura, per così dire, l'opera topiaria, i paesaggi che pittori e mosaicisti andavano abbondantemente a rappresentare nelle due dimensioni. Se a Subiaco il torrente montano è adeguatamente costretto tra dighe per trasformarsi in un lento e ampio fiume d'oro, a Roma sarà la casa dell'oro, del dio sole in terra, ad essere forzata fino a contenere quasi un mare. In entrambi il modello di Nerone rimane l'Egitto tolemaico, più immaginato e rappresentato in una dimensione urbana e paesaggistica che realmente conosciuto. E dietro l'architettura e l'urbanistica si nasconde evidentemente un messaggio mirato a rappresentare l'imperatore come intermediario tra dei e uomini sul modello politico dei dinasti orientali. Un elegante, raffinato, ma allo stesso tempo dispotico esercizio del potere nato dalla commistione tra allusione e ideologia. Anche nel grande complesso privato di Villa Adriana il ruolo svolto dall'arte di ricreare luoghi è presente al punto da essere perfino immediatamente richiamata dalle fonti scritte. Cerco di velocizzare un po' il tema. Si direbbe che al momento i punti in cui si concentrano le memorie egiziane di Adriano sono sostanzialmente tre. La cosiddetta palestra, quello che è stato recentemente riconosciuto come l'Antinoeion e quello che sin dai tempi di Pirro Ligorio viene identificato con il Canopo. Il complesso della cosiddetta palestra si articola in due grandi spazi aperti, porticati, circondati da camminamenti doppi lungo i fronti affacciati sulla cosiddetta Valle di Tempe, su altrettanti complessi chiusi. Zaccaria Mare identifica gli spazi come luoghi dedicati al culto di Iside, come quindi uno spazio religioso, dove però esistono anche aspetti paesaggistici legati ai camminamenti affacciati sulla valle e che aprono comunque a una dimensione privata dell'articolazione architettonica, sospesa tra l'esperienza religiosa individuale di Adriano, che era stato iniziato personalmente ai culti eleusini tra il 112 e il 113, e il valore paesaggistico della contemplazione della natura. Quello invece che a partire dagli scavi del 2002 è stato progressivamente riconosciuto come Antinoeion, ovvero la tomba, tempio e contemporaneamente memoria di Antino, è di per sé, per sua natura, un complesso che porta la dimensione privata e individuale all'interno della villa, nonostante esprima valori monumentali importanti e certamente magniloquenti.
I due piccoli templi affrontati, circondati da siepi vegetali e da una sorta di limite perimetrale di palme, con al centro l'obelisco, la grande esedra laterale dell'edicola sostenuta dai due telamoni, riecheggiano influenze compositive che rimandano ad Apollo d'Oro. Sia che si tratti, come probabile, della vera tomba di Antino, sia che ne costituisca una copia del cenotafio originale conservato magari ad Antinopolis o sul Nilo, l'Egitto anche in questo caso mantiene una dimensione autobiografica legata specificamente alla memoria, anche architettonicamente parzialmente appartato e periferico rispetto ai padiglioni centrali della villa. Infine, quello che chiamiamo Canopo, sia che si debba identificare come rappresentazione idealizzata del ramo canopico del Nilo, oppure che in esso si debba riconoscere una generica rappresentazione di un fiume, ma nel mondo antico i corsi d'acqua sono sempre Euripi o Nili, la straordinaria cenazio scenograficamente allestita tra canali, cascate d'acqua e gruppi scultorei mantiene anche in questo caso una dimensione eminentemente privata, legata agli invitati dell'imperatore e all'idea di ospitalità. Il cosiddetto Serapeo avrebbe potuto essere articolato su dimensioni maggiori e con maggior magniloquenza, legata ad una migliore ottimizzazione degli spazi, mentre qui tutto è orientato al lusso, al massimo godimento personale e individuale, si pensi alla presenza delle latrine singole per i triclini della parte nobile, ma non al gigantismo degli spazi. Qui, davvero, l'architettura sembra personificare il ricordo dell'imperatore, il godimento colto della memoria, sfoggiando un taccuino di viaggio personalizzato e bloccato per sempre nelle murature. Dal Canopo all'Antinoeion, l'Egitto di Adriano sembra quindi in particolar modo legato ai ricordi privati e autobiografici, quasi intimisti, che attengono alla sfera della memoria senza mescolarli troppo, sto proprio chiudendo, ai valori propagandistici e di comunicazione pubblica. La differenza più profonda, quindi, tra la Villa Tiburtina e la Domus Aurea, al di là dei linguaggi architettonici e dell'articolazione dei complessi e dei singoli padiglioni, sembra esprimersi nell'approccio alla rappresentazione dei luoghi, dell'Egitto tolemaico in particolare. Adriano sceglie un lessico privato dell'architettura, per quanto magniloquente e monumentale, ma con una dimensione che non travalica l'ambito riservato della corte imperiale. Una comunicazione evidentemente completamente diversa dal linguaggio e soprattutto nel messaggio rispetto allo smaccato affronto pubblico che Nerone compie proprio nel centro simbolico e identitario della città di Roma. Una sottile, si fa per dire, differenza tra citazione e allusione, tra memoria e ideologia, che avrebbe fatto dell'uno l'imperatore filosofo in perfetto equilibrio tra Occidente e Oriente e dell'altro l'odioso e folle despota da eliminare e dimenticare in fretta.